sono di Terni, sono un operaio, sono anche abbastanza grezza come persona, no? Allora, voi adesso mi vedete così vestito elegante, tutto caruccio, no? Sono un po' un picchiato, quando ero ragazzo ero tipo un panchettone, panche di strada nel senso proprio che vivo per strada, che ero anche spicci fuori sul mercato, insomma, quei panca bestia, no? Voi immaginate, lo so, è imbarazzante come cosa, però è importante per farvi capire determinata cosa. Immaginate un ragazzo del genere, cioè un soggetto del genere, per la prima volta davanti a internet, no? Che fondamentalmente soltanto 5 anni che c'è una connessione. Quindi immaginate un personaggio del genere, con testone così, di internet, dove informarsi sulla stampa ufficiale, no, tra sempre, a informarsi sui siti di controinformazione, di verità scomode, alternative, no? E appena mi sono reso conto che questi siti di verità alternative scomode fondamentalmente non avevano, diciamo, una vericità, una fonte, no? Non avevano fonti, qualcuno sì, qualcuno no, allora io ho scritto un gruppo di discussione social. E per fare capire ai stessi ragazzi che stavano, gli utenti che stavano in questo gruppo social, io ho fatto uno scherzo. Siccome era un gruppo un po' complottista, no? Poteri forti, però anche un po' razzista, ho fatto un binomio, una cosa un po' mischiato le cose, l'ho fatto il ministro Yang, che diceva che le classi popolari dovranno essere a disposizione delle categorie più svantaggiate, cioè zingari, africani e rettiliani, no? I rettiliani forse conoscete una razza aliena. Adesso fa tanto ridere, ma poi è fatta male. Io da poco avevo internet, ho scaricato l'immagine con Paint, ho fatto sta frase, quindi fa anche un po' schifo come grafica, no? E tanto ha avuto migliaia e migliaia di condivisioni e commenti, e nemmeno un commento diceva forse non è vero, forse è una buona, no, nessuno, tutti quanti a sparare sentenze, e gli italiani quando vengono, è così, no? Tutti i commenti razzisti, eccetera. Poi stavo a farmi due domande. Uno, com'è possibile che la gente era convinta che il ministro Chienghe, no? Il ministro dell'immigrazione, potesse dare la casa agli alieni? Ho pensato, forse hanno pensato che i rettiliani fossero qualche etnia africana, no? Il primo pensiero più logico fosse quello, no? Però siccome era un gruppo dei complottisti, lo sapevano che erano rettiliani, loro ho pensato, dopo, secondo pensiero, seconda idea, non hanno letto la citazione, cioè appena hanno visto la gang, casa popolare, prima la zinga, sono partiti in quinta, iniziano a commentare odio, eccetera, commenti odio, e ovviamente si crea un algoritmo assurdo. Chiaramente queste bufale hanno una eco, cioè hanno una risonanza che avviene soprattutto all'interno di certi circoli, perché per quanto noi, io credo che più o meno tutti abbiate una esperienza di social network, allora per quanto noi pensiamo di interagire con persone di qualunque tipo, in realtà è ormai assodato che le persone che noi scegliamo sono persone che rispecchiano le nostre visioni. E poi è normale, no? Cioè perché dovrei seguire le social su internet uno che mi sta antipatico? Non è possibile, no? Tu seguirai, è ovvio che segui una persona più o meno rispetto alle idee, però facendo così si creano dei microcosmi dove ognuno la pensa uguale, quindi tutto ricopre camere dell'ego, insomma. E sono tutte queste piccole bolle dove tutti la pensano uguale, e tu dentro questo microcosmo sei convinto che questa è la realtà. Se rubavo un gruppo lo sostituivo subito, se facevo una bufala, una citazione falsa, un falso concorso, durava massimo 3-4 ore, poi dicevo io stesso che era un falso, e infatti dopo tutta questa carriera che ho fatto a bufalare non ho mai preso una denuncia, perché anzi si creava sempre una complicità. Era tutto a titolo di studio e collaborazione dimostrativo.